Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Mi fa molto strano dirlo perché è tantissimo tempo che non giro un vlog. E lo so, mi sono mancati più a me che a voi, fidatevi. Però sono stata un po' occupata a riorganizzare la mia vita ultimamente. Perché, come vi sto dicendo, sto andando in un'accademia di make-up. Infatti, adesso sono le ore. Vediamo un po' perché probabilmente sto anche facendo tardi. Infatti, sono le 8. Mi sono svegliata da una mezz'oretta circa, contando che in accademia vado struccata per adesso, perché non ha senso andarci truccata e poi mi devo ristruccare. Allora andiamo direttamente così tutti quanti. Diciamo che in mezz'ora dovrei riuscirmi a vestire, perché io prendo la metro intorno alle 8:40, tempo che parcheggio, insomma, una cosa o un'altra. In più devo rifare il letto, il cane si è appena aggiunto, ma cosa più importante, devo assolutamente vestirmi. Tra l'altro prossimamente inizierò una nuova categoria di video che so che vi manderà fuori di testa, però la inizierò settimana prossima perché per questa settimana non penso di riuscirmi a organizzare, poi vi parlerò di tutto. In più, oltre che a parlarvi dell'accademia, dirvi qualcosina perché poi vorrei fare un get ready dove ve la spiego meglio, volevo anche darvi una super notizia in questo video, quindi seguitelo fino alla fine, mi raccomando. O meglio, sto ancora pensando a questa cosa, ma c'è un buon 70% di possibilità che io lo faccia davvero. E quindi, insomma, eccoci qua. Adesso vado in metro, corro. Sicuramente non vi porterò con me per ovvie ragioni, sia perché la mattina è un casino a metro. Già sto con 8.000 borsoni. In più, se devo stare attenta pure alla videocamera, è un casino. Quindi, ci vediamo adesso alle 8 e ci rivediamo verso le 3, perché io esco alle 2. Tempo che torno con la metro, mezzi, eccetera, saranno le 3. Basta. Quindi, ci vediamo dopo. Eccomi, appena tornata, subito da voi. Sono le 3:31, si legge. Ok, adesso arrivano tutte le notifiche perché ho finito internet. Devo mangiare. In realtà a me scoccia da morire mangiare a quest'ora perché non puoi fare né un pranzo fatto bene e né merenda dopo, perché a meno che la merenda non la fai alle 7. Soprattutto con la mia situazione è un po' complicato. E quindi mangerò qualcosa di leggerino. Scusate le urla, ma devo per forza vedere uomini e donne. Comunque, molto probabilmente mi finirò questo hummus che mi è piaciuto da morire. Cioè, se lo trovate, provatelo. Io l'ho visto e mi ricordavo di averlo visto da Deborah Pulli, e volevo troppo provarlo. Mi ispirava proprio tanto e l'ho preso, buonissimo. Questo è quello classico, ma so che ci sono anche altre versioni. E io lo mangio con la carota. Pranzetto super light. Ciao. Sei arrivata, mo' sei arrivata, lo so, però bisogna essere attivi. E quindi adesso mi sbuccio la carotona. Probabilmente sarà questa. Eccomi qua. Ho finito di mangiare, sono distrutta. Più che altro sapete qual è la cosa? Che io sono stata quasi un anno, non dico tutti i giorni, ma quasi a casa. Ero abituata a svegliarmi, tra virgolette, quando mi pare. Iniziare questo nuovo percorso è stato un po' traumatico all'inizio, adesso mi sto abituando. Dicevo, la cosa più pallosa è che io per arrivare a Piazza Cavour, dove è la mia accademia, devo prendere 3 metro e la mattina non vi dico il disagio. Io fortunatamente attacco ad un orario che non è proprio quello caotico, però c'è sempre un sacco di gente perché stiamo parlando del centro di Roma. Se non ci sono persone che vanno al lavoro o a scuola, ci sono i turisti, quindi sempre un bordello, e per chi vive a Roma potrà testimoniare, quindi quella è l'unica cosa. Poi io vado con un sacco di roba, avete visto che ho borsa, zainetto, quindi stai attenta alla borsa, stai attenta allo zainetto. Più quello che mi stressa che è tutta l'esperienza in sé, perché poi alla fin fine, logicamente, questa cosa che sto facendo è un po' il sogno di sempre, perché io ho sempre voluto vivere di make-up, no? Grazie al canale che ho su YouTube ho potuto farlo fino adesso, però questo rispetto a quello che ho fatto su YouTube è tutto un altro mondo. Infatti io inizialmente i primi giorni abbiamo fatto la base, e rispetto a come la faccio io, rispetto a fare una base correttiva, è tipo tutta un'altra cosa. Quindi sto cercando di entrare un po' in quest'ottica. Perdonatemi che sono struccata, ma appunto mi hanno truccato e struccato 3-4 volte oggi, quindi faccio un po' respirare la pelle, anzi dopo vado a fare assolutamente una maschera. Questi giorni vivo di maschere. Appunto, il corso va tutto bene. In moltissimi mi avete chiesto maggiori informazioni a riguardo, perché siete interessate, vorreste farlo l'anno prossimo, eccetera eccetera, e io vi darò tutte queste informazioni, o almeno la maggior parte, quelle che so meglio, in un prossimo get ready.
vedi, come vi dicevo stamattina, che avevo intenzione di fare. Tra l'altro so già che trucco fare perché vi ho caricato una foto su Instagram ieri. Scusate, sto in ginocchio, mi fanno male le gambe, mi fa male la schiena soprattutto per portare lo zainetto, perché io non porto uno zainetto tutti i giorni dal 2013. Molto probabilmente, forse anche prima. Quindi mal di schiena che non vi dico. Insomma, sono la solita polemica, è quella... Quella non cambia, sapete che se io non mi lamento di 2-3 cose al giorno non sto bene. Però a parte tutte le disgrazie e le pesantezze delle giornate eccetera, sono molto felice di farlo perché so che vado a fare una cosa che mi piace. Adesso penso che finisco di vedere Uomini e Donne e poi mi vado a vedere, mi viene da piangere solo al pensiero, l'ultima puntata di Glee. Ho finito tutte e 6 le stagioni e posso dirvi, posso attestare, che è la serie che più di tutte mi ha fatto piangere. Se non piangevo 2-3 volte a puntata non ero contenta. PS, c'ho la lacrima facile, ma a dettagli. Neanche con The Vampire Diaries io piangevo così tanto e vi ho detto tutto. E quindi devo vedermi l'ultima puntata. Voglio soltanto morire. Tra l'altro non mi ricordo se... ieri o l'altro ieri, no era ieri, ho cucinato, anzi ho rifatto la torta di mele, che è una dei miei dolci preferiti. Io vado pazza per cucinare i dolci e guardate com'è venuta carina. C'era lo zucchero a velo, ma non si sa mai che fine fa lo zucchero a velo. Il fatto è questo, che nella ricetta di Gero Zafferano che seguo ci sta anche il burro da mettere, e visto che è stato il primo passaggio che ho fatto, cioè di farlo sciogliere nel microonde, cosa è successo? È successo che purtroppo io mi ero scordata il timer acceso del microonde. A una certa sento pum. Ho detto: santo iddio, prega per me che non sia scoppiato tutto il microonde, perché sennò io sono morta. Cioè morta, assecchita, presente? Ecco quello. Per fortuna, o per sfortuna mia, perché poi ho dovuto pulire io, era scoppiato tutto il burro nel microonde. Ma non è che era scoppiato, dici, ha fatto una fuoriuscita. No, no, ha scoppiato everywhere inside the microonde. E quindi ho dovuto lavare il piatto del microonde e qua lo sportelletto, qua sopra, non potete capire. E quindi alla fine ho fatto il dolce, ma l'ho fatto senza il burro, ma è venuto uguale, identico. Io a volte le ricette tendo a farle un po' più light di come sono scritte. Ad esempio, sulla ricetta di Gelo Zafferano c'erano scritti 200 grammi di burro di zucchero. Io ne ho messi 50, però viene buonissima e zuccherosa lo stesso, quindi evitiamo di mettere cose in eccesso. Anche il burro adesso non era intesa così, però non ce l'ho messo stavolta e è venuto comunque buono lo stesso. È meno godurioso, però chi se ne frega, è buono lo stesso. E questo ve lo dico perché moltissime volte mi vedete fare le ricettine su Instagram, ve le metto, e appunto a volte mi richiedete proprio la ricetta per filo e per segno, quindi vi dico qua, almeno per la torta di mele ho fatto così. Provatela perché è buonissima, buonissima. Niente, oggi non riesco ad abbandonarvi perché ho un sacco di cose da dirvi. È tantissimo che non vloggo e ne avevo proprio bisogno. A parte la mia collezione, che rispetto al video che vi avevo fatto l'update è cresciuta ancora di più, ma a dettagli. Ma vogliamo parlare del fatto che ieri è iniziata l'Isola dei Famosi? Io sono innamorata di Stefano De Martino da una vita, da quando ho fatto Amici con Emma e tutto. È troppo figo. Cioè è troppo figo. Quindi ieri stavo tipo con la bavetta mentre nuotava, faceva tutte le cose sue. Vi faccio vedere la collezione. A parte che tantissimi avete detto sembra un negozio, ma a me piace così. E poi ho aggiunto questi. Li ho montati io, non potete capire la fatica. E anche i pop sono nuovi alla maggior parte. E poi ce ne sono altri due lì sopra. Mi prenderete per matta se vi dico che questa è solo una parte dei fazzoletti che ho usato per quest'ultima puntata di Glee. Riprendiamoci. È stata bellissima, meravigliosa. Più oggi mi devo lavare i capelli assolutamente perché fanno schifo. Cioè guardate, io ci passo le dita e rimangono i segni, non è normale. Comunque, penso sia arrivato il momento di svelarvi, e voi siete le primissime persone a cui dico questa cosa, cioè non l'ho detto neanche ai miei, questa cosa a cui sto pensando da un po' in realtà. Però ci sono, non è che ci sono più pro, più contro che pro, però la questione è un po' complicata perché è una cosa di fatto complicata. Allora, io ho sempre avuto tre problemi con il mio corpo, cioè con tre zone, ok? I denti,
poi in un altro vlog vi spiegherò anche sta cosa, le braccia e il seno. Adesso non vorrei fosse un argomento tabù, perché tanto ce l'abbiamo tutte, cioè alla fine non è che sto parlando di chissà cosa, semplicemente insomma io sono un po' riservata e quindi queste cose mi vengono difficili, quindi cercherò di spiegarvelo in maniera così come mi viene, voi capitemi. Come sapete io mi sono dimagrita quasi 50 kg, ormai dirlo è ripetitivo e fa anche brutto perché sembra chissà cosa, però io già partivo da un seno comunque non di questa grande dimensione perché avevo tipo una quarta, però il problema principale è sempre stato che anche prima di dimagrirmi, ok, però adesso naturalmente il tutto si è accentuato, mi sono sempre vista un seno più piccolo dell'altro e questa cosa è morfologicamente un po' di tutte, nel senso c'è chi si vede di più, c'è chi si vede di meno e prima non era una cosa così grave. Adesso dimagrendomi, in realtà questa cosa l'ho vista pochi mesi fa, me ne sono proprio resa conto bene, adesso si vede in una maniera assurda, cioè cosa che mi faccio schifo da sola, il che è una cosa bruttissima da dire perché è un po' controproducente, però purtroppo è vero, cioè quando hai una parte del tuo corpo che non ti piace, cioè ma tipo che ci pensi giorno e notte, non sto scherzando, che poi non è che ci devi fare chissà che, cioè alla fine guardate io sto sempre super coperta, ma è proprio una cosa mia psicologica, ecco in questi casi quando diventa una cosa così profonda, ma anche se non è così profonda, cioè chi se ne frega, alla fine ognuno fa quello che gli pare, io sono stra pro chirurgia plastica. Io non ho mai fatto nulla di chirurgia plastica, a volte mi viene chiesto se mi sono rifatta le labbra, ma no. Quindi cosa stavo valutando ed è la cosa di rifarmi il seno e adesso questa cosa sarà, vi sconvolgerà, perché è una cosa un po' insolita, nel senso c'è chi lo fa, chi non lo dice, c'è chi nega, chi invece lo dice apertamente. A me sinceramente non mi frega niente se lo sapete o non lo sapete, perché tanto comunque in ogni caso io faccio quello che mi sento, la vita è mia e vabbè ormai tutte queste cose sapete. È una cosa a cui ho sempre pensato, non tanto per appunto una questione di grandezza, perché a me il seno grande non piace, a me piacciono le seconde, le terze, ma proprio basta, quindi non è una questione di grandezza, ma più una questione di averle prima di tutto nella stessa dimensione, che già mi renderebbe super felice, e la cosa ancora che mi renderebbe più felice è averle belle su, che stanno così da sole, perché purtroppo io ho 20 anni ma ho un gravissimo problema che ci pulisco per terra ed è bruttissimo da dire così, perché io mi rendo conto che questo video sarà visto da un sacco di gente, io sto sparando i miei cavoli in giro, chiunque mi incontra mi può dire questa c'ha le tette calate, ormai siete la mia family, la mia seconda family, però faccio questo video anche per un vostro parere, perché la cosa a cui stavo pensando, a parte l'età, perché 20 anni è presto, tutto quello che vi pare, però non è neanche troppo presto, quindi insomma è una giusta via di mezzo, almeno secondo me. Naturalmente se faccio questa cosa non la faccio nell'immediato, ma sarà nei prossimi anni, non mesi, anni, quindi insomma prendete tutto con le pinze. Altra cosa su cui sono poco convinta e a cui io tengo tanto è l'allattamento, però prima che mi scriviate cose eccetera, mi sono già informata e naturalmente so che esiste una procedura per il quale poi si può allattare in futuro, però la cosa è questa: se io le faccio adesso e poi con l'allattamento è tutto di un futuro, cioè tutto il lavoro che sei andata a fare si rovina, quindi non ha senso, ed è per questo che io sono sempre stata titubante, perché ho detto prima faccio i figli, quello che devo fare, e poi mi rifaccio il seno. E quindi adesso viene il vostro turno, dopo che io mi sono sputtanata alla grandissima. Volevo chiedervi, c'è qualcuno di voi che si è rifatto il seno e soprattutto se l'è fatto da giovane e poi ha avuto figli e come è diventato, come è rimasto? Seconda domanda, dove siete andati e quale chirurgo mi consigliate per questo intervento? Bravo, perché io sono fissata, cioè se non sono bravi anche no, come è giusto che sia, penso chiunque insomma si sottoponga a un intervento deve essere iper mega certo, naturalmente su Roma e dintorni al massimo insomma, quindi sono molto curiosa di sentire le vostre esperienze, i posti che mi consigliate, io li vado a vedere tutti. Primo che ho visto, Giacomo Urtis, ma perché mi è capitato sotto mano, non perché sia stata la mia prima scelta, perché io ripeto, queste cose non le ho mai fatte, quindi non è che dici c'hai un chirurgo di fiducia, anche no. Però sono andata a vedere un po' di interventi, adesso non vorrei scioccare nessuno se c'è qualcuno di piccolo che mi segue,
però vi faccio vedere il prima e il dopo di alcune procedure. In realtà io ho messo i like a questi post e secondo me è per questo che qualcuno ha indovinato quando ve l'ho detto su Instagram questa cosa della curiosità che devo girarvi oggi. Se siete suscettibili, come dico io, suscettibili, andate avanti e insomma guardatele dopo. Questo è l'effetto prima e dopo. Questo non è il mio prima, ma magari fosse così il mio prima. Ah, altra cosa di cui ho paura è che io dormo a pancia in giù. E ditemi se qualcuno ha il seno rifatto e dorme a pancia in giù, perché io avrei una paura che mi scoppia qualcosa, che boh, non lo so. Io odio aver cose finte sul corpo, quindi figuratevi sta cosa. Però, cioè, guardate, vogliamo mettere che poi il costo, ok, è elevato e tutto, ma a volte non bisogna pensare al costo ma a quanto ti fa star bene, quindi bisogna sempre valutare. Comunque, a parte questo, vi ho fatte vedere tutte tette. No, mi sa che ce ne sono altre tipo queste. Adoro, j'adore. E quindi questa era la grande notizia. Ripeto, prendete così, pinzate tutto quello che ho detto, ogni singola frase, parola, lettera, perché è tutto ancora da decidere. Ve lo sto dicendo per così, conforto, consiglio. Aspetto impazienti di leggere i vostri commentini. Adesso vado, che sono le 5 e un quarto e devo editare un video, anzi ne dovrei editare due, ma vediamo se ci riesco. Che poi, tra l'altro, stasera c'è Harry Potter e la Camera dei Segreti, praticamente sulla 5, credo. Comunque ogni martedì per 8 settimane faranno un film di Harry Potter e io, naturalmente da grandissima fan, quali sono, non posso non guardarli. L'altra volta l'ho saltato perché non ero a casa, non ho potuto registrarlo, quindi un casino. Tanto vabbè, il primo Pietra Filosofale lo so come l'Ave Maria, però questo assolutamente me lo devo guardare, anche perché è uno dei miei preferiti insieme al Calice di Fuoco. Così ve l'ho detto anche per le prossime settimane, vi sarete perse 2 settimane se non lo sapevate, ma la prossima ci sarete. Sì. Questo è quello che chiamo una giornata di riposo. Quasi tutto il tempo davanti al PC da quando sono tornata. Mi sta andando via la voce, ottimo. Sto guardando l'ultima puntata di The Gifted, che è una serie stupenda per chi ama cose tipo X-Men. Infatti alcune volte li citano. E mi sono messa il pigiama. E che pigiama, raga. Cioè, è fatto con dei gattini con sopra il sushi. È una cosa troppo kawaii, è bellissimo, l'ho presa da H&M tipo l'anno scorso, e per l'anno scorso intendo verso novembre. Qui c'è Gwenda che dorme, lì non ci fate caso c'è la mia vestaglia, però non so mai dove metterla perché appena comprato l'armadio era vuoto. Adesso ho ricomprato un sacco di cose, anzi ho appena fatto un ordine su Asos, però tutto in saldo e ho speso soltanto 30 euro, quindi mi sento abbastanza confortata da questo. E ho di nuovo l'armadio pieno e non so dove mettere queste cose. Niente, alla fine mi sono lavata i capelli e in realtà li ho anche tagliati, cioè ho tagliato tipo, ho fatto una sorta di frangia più corta qua davanti perché erano un po' senza forma. In realtà col fatto che mi stanno crescendo li odio, cioè odio quando i capelli non hanno forma, preferisco che siano o corti o lunghi. Sta mezza lunghezza non mi sa di niente. La cosa più bella del mondo è avere i capelli puliti, non so voi, ma quando vi mettete nel letto e sentite tutto sto profumo è meraviglioso. Poi vi avevo detto che avrei guardato Harry Potter, in realtà no, l'ho messo a registrare, però non potevo perdermi su Real Time, non Bake Off, ma ci sono dei miei programmi preferiti su cui piango quasi quanto Glee, ed è tanto, che è Famiglie Ritrovate. Se non l'avete mai visto dovete, cioè è proprio un dovere morale perché è una cosa bellissima. Quindi, visto che questo vlog io penso sia già ricco, perché vi ho parlato praticamente tutto il tempo, non è che vi abbia fatto vedere tantissime cose, ma questo è stato proprio un vlog di recupero che spero voi apprezziate lo stesso. Mi sono aperta tantissimo con voi. Quando una youtuber che seguo fa un video del genere io l'apprezzo tanto, e quindi penso possiate apprezzarlo anche voi, anche perché vi prendo proprio davvero come un pezzo della mia famiglia, perché ormai sono 6 anni che condivido, non dico tutto, ma la maggior parte delle cose che mi accadono su YouTube. Può essere positiva o negativa, perché a volte esporsi troppo crea delle dinamiche un po' strane. Io ormai, vabbè, diciamo che mi sono abituata a come vanno le cose, ormai so gestire. Però la cosa bella è che questi video rimangono un ricordo. Io quando vedo i vlog della primissima volta che sono andata a Londra mi viene, cioè, capito, quella sensazione di dire oh mio Dio, sono io. E
Cioè, è stranissimo, quindi è molto bello. Spero YouTube possa durare tanto tempo, così da farmi rimanere questi video e farli vedere ai miei figli. E tra l'altro, ciao, vi saluto cari bimbi, o bimba, o bimbo, non so quanti saranno, e soprattutto se ci saranno, ma comunque, a parte questo, sono le 10, quindi io finisco di preparare la borsa per domani, anche perché ci devo mettere la merendina per metà mattina, l'acqua e tutte le varie cosettine, i pennelli li ho lavati, sì, ok. E nulla, credo di avervi detto tutto. Quindi buonanotte o buona giornata o buon inizio mattinata, dipende da quando lo guardate. Mi raccomando, come sempre, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e attivate soprattutto le notifiche, perché sono una cosa importantissima. E altra cosa che mi devo ricordare di dirvi, che qua sotto nell'info box trovate tutti i codici sconto che mi sono stati dati dalle aziende, non sono affiliati, quindi potete usarli tranquillamente, a me non mi entra nulla, però mi fa piacere che possiate avere qualche sconto se è possibile. E basta. Stavolta ho detto proprio tutto, ci salutiamo, vi mando un bacione.